Lance Armstrong anche quest'oggi brillantissimo. Comunque c'è accordo tra i due, vedi che comunque Pantani è passato al comando, adesso è ritornato Armstrong al comando e la logica, come ha detto Felice, dovrebbe essere vittoria Pantani e maglia gialla, sempre più gialla per Lance Armstrong. Un chilometro e mezzo, Armstrong e Pantani. Ci auguravamo un arrivo in solitario dopo quello scatto ai tre dal traguardo, ma anche quest'oggi Armstrong con un'accelerazione eccezionale è riuscito a riportarsi sul pirata. Parte Armstrong, attenzione, Pantani, parte Armstrong, fa bene a farlo andare a questo punto qua, non deve andare fuori giri, Marco, sarebbe troppo rischioso per lui a questo punto qua. Va bene, Armstrong è più forte, ok, lasciamolo andare oggi, poi io credo che questa differenza andrà sempre più appiattendosi, ma non lo lascia andare, non vuol mollare a costo di andare fuori giri. No. Manca un chilometro e Pantani si è riportato sotto. Marco in queste occasioni riesce a dare tutto, anche di più, è uno che riesce a sopportare il male, la fatica, il mal di gambe, il fiatone, riesce a sopportare tutto quando vede il traguardo lì prima di tutti gli altri. Una battuta di Pantani dopo la tappa di Lourdes Otacama ha detto: ma questo Armstrong è figlio di quello che andò sulla luna? Da tanto grande era la superiorità dimostrata a Lourdes, mentre quest'oggi stanno correndo sullo stesso livello Armstrong e Pantani. Armstrong naturalmente in classifica generale ha un margine considerevole, oltre 10 minuti di vantaggio. L'obiettivo per l'americano era quello di acquisire ancora secondi su Jan Ullrich, l'obiettivo è raggiunto, ma a Pantani a ruota. Un Pantani che ha avuto un momento difficile, due momenti difficili in questa salita ed è riuscito a superarli con grande forza, con grande volontà. Ma direi anche due momenti di intelligenza tattica che è stata quella di non andare fuori giri, perché questa è una montagna micidiale che se sbagli avrebbe pagato caro prezzo. Personalmente sono già molto soddisfatto di quello che sta avvenendo, sia che vinca che non vinca la tappa, voi non pensate che stia bluffando, è la verità, perché abbiamo davanti ancora le Alpi. Pochi si aspettavano comunque un Pantani come quello di oggi. Come quello di oggi no, però io ero convinto che lui avrebbe risposto, era troppo motivato, era troppo concentrato, è venuto qui, ha lavorato bene, quindi c'era da aspettarsi comunque un uomo che sa difendersi. Telecamere fisse per immortalare le gesta di questi due campioni del ciclismo, Lance Armstrong e Marco Pantani. Marco Pantani a caccia della sua settima vittoria di tappa al Tour de France. Notate lo spettacolo, la folla presente su queste strade della Provenza, dai piedi del Ventoux fino alla vetta, 1909 metri. Pantani sta soffrendo, per lui uno sforzo immane, ricordiamo che è rimasto lontano dalle gare per quasi un anno e si è presentato al Tour con 23 giorni di gara, dopo aver faticato moltissimo al Giro d'Italia e dopo essere stato protagonista nella tappa di Brianson aiutando Stefano Garzelli. Siamo in vista del traguardo, non ci sono i cartelli, non c'è l'ultimo chilometro per il forte vento. Armstrong e Pantani si stanno giocando questo successo sul Mont Ventoux. Ullrich all'ultimo rilevamento aveva 30 secondi di ritardo, forse perderà ancora qualcosa il tedesco, quindi il vantaggio di Armstrong in classifica potrebbe arrivare a 5 minuti. Siamo alla curva conclusiva, Armstrong e Pantani. Pantani cerca di superare Armstrong, sono appaiati in questo momento. E Armstrong, da grande campione, lascia tagliare il traguardo a Marco Pantani. Bello. E vai Marco, troppo e vai. Bello. È tornato Pantani, primo sul Mont Ventoux. Vediamo chi arriva terzo, dovrebbe essere José Babelocchi, spagnolo della Festina. Il ritardo è intorno ai 20 secondi in questo momento. A 24 secondi Belocchi e a 28 secondi Jan Ullrich. È tornato il pirata.
Si era imposto nel 95 all'Alpe d'Huez a Gusenesh, nel 97 ancora all'Alpe d'Huez e poi a Morzin, e nel 98 il Giro del Trionfo a Plateau de Bay e a Deux Alpes. Quest'oggi al Mont Ventoux arriva Santiago Botero, 45 secondi più tardi di Pantani, poi Roberto Heras, più di un minuto di ritardo per Richard Virenc. Che tappa, Davide? È stata fantastica. Pantani ha corso, non ha sbagliato nulla, sotto l'impulso degli uomini dell'US Postal, poi di Ulrich, si è staccato, ha perso 20-25 secondi, ma non si è dato per vinto, e quando ha visto gli avversari lì è riuscito a riportarsi sotto, e lì gli si è moltiplicata la forza, la determinazione, il coraggio, è partito ed ha vinto meritatamente. Comunque... Bravissimo anche Mansebo, il giovane che veste la maglia bianca della Banesto. Poi è arrivato anche Manuel Beltran, arriva Van de Wever, il belga della Lotto. Siamo quasi ai limiti dei due minuti, arriva anche Laurent Jalabert, perse 8 minuti a Dotacam, quest'oggi si è difeso meglio il francese. Sono arrivati comunque stremati. Io ho avuto l'impressione che sia Armstrong che Pantani siano arrivati stremati, forse qualche energia in più per Armstrong, che non ha nemmeno tentato lo sprint, però Pantani per quel sorpasso nel finale non ha avuto il tempo nemmeno di alzare le braccia. Arriva Daniele Nardello, bravissimo ancora una volta il corridore di Varese, vincitore quest'anno del trofeo Laigueglia. Arriva anche Daniela Tienza della Saeco. Una tappa memorabile, sta per tagliare il traguardo anche Conti, splendido gregario di Casagrande al Giro d'Italia. Fernando Escartin quest'oggi debacle per lo scalatore spagnolo. Arriva anche Alex Zulle, un ritardo che si aggira sui 3 minuti. Là in fondo Leonardo Piepoli. La Banesto è proprio sparita. Hanno fatto il tempo, hanno tirato fino all'imbocco della salita, poi prima Zulle e poi Jimenez sono letteralmente crollati, non ho capito questa tattica. Vediamo la maglia a Pua di Xavier Ochoa, bravo Conti, 3 minuti e 12 in ritardo, Xavier Ochoa con Eppner, poi sta arrivando anche Leonardo Piepoli, il trullo volante. Lo scalatore pugliese che milita nella formazione spagnola Banesto, ma quest'oggi è il giorno di Marco Pantani, tornato al successo dopo oltre un anno e in una tappa storica, in una tappa significativa, il Mont Ventoux. È la 7ª vittoria per Marco Pantani al Tour, aveva già vinto 2 tappe nel 95 e poi ne aveva vinte altre 2 nel 98 e... altre 2 nel 97. Vediamo Laurent Dufaux, un Dufaux in crisi ad Otakam quando giunse con 27 minuti di ritardo. Vediamo sulla destra Peter Luttenberger, austriaco della Onze. Luttenberger era quinto in graduatoria generale, una posizione che naturalmente perderà. Arriva anche Christophe Moreau. Il ritardo superiore ai 4 minuti per questo gruppetto, è molto bravo Trentin, il giovane Trentin della Vinicaldirola Sidermec, anche quest'oggi ha limitato i danni ma soprattutto ha corso con uomini di classifica. Primo Marco Pantani, tempo 4 ore 15 minuti 11 secondi, una media di 35 orari. Rivediamo quello che non si può nemmeno definire uno sprint, lo sforzo di Pantani, stremato sul Mont Ventoux dopo 2 recuperi straordinari, e Armstrong che si lascia superare. Sarebbe stato comunque incerto anche se si fosse trattato di uno sprint alla morte, perché sia Pantani che Armstrong sono veloci, e poi dopo 149 chilometri bisognava vedere chi aveva ancora più energia in corpo.
Ma io penso che comunque Armstrong abbia corso alla grande. Ha marcato Ulrich, che riteneva questa mattina il corridore più pericoloso. Gli è stato a ruota. Quando ha visto che Ulrich non ce la faceva più, è scattato, è partito e è andato all'inseguimento di Pantani. Lo ha raggiunto, ma in quei 500-600 metri è andato fortissimo. Ha speso comunque anche lui qualche cosa, anzi più di qualche cosa. È riuscito a raggiungere Pantani, sono andati via di comune accordo e alla fine probabilmente non ha fatto la volata. E questo dimostra la grande classe di questo corridore, ma è anche abbastanza normale. Di solito chi ha la maglia non fa la volata per una vittoria di tappa. Anche Pantani 2 anni fa arrivò con Ulrich e arrivò secondo. Ma la cosa più importante comunque è che oggi Pantani è ritornato. L'ultima sua vittoria era quella di Madonna di Campiglio il 4 giugno e dopo 2 anni è riuscito a vincere al Tour de France. Noi possiamo tenere la linea fino alle 16:33, stanno arrivando altri atleti, vediamo Jon Odriozola, poi altri due corridori della Kelme, vediamo Jens Voigt, poi sta recuperando anche Miguel Angel Peña, sulla destra Bogart, distacco di 6 minuti e 44.